zombie apocalypse. Allora, ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti. Nuovo video, scusate se parlo piano, ma non posso parlare troppo a voce alta. Mi fa chiacchierare in bagno perché mi fa meglio di chiacchierare in bagno. E niente, quindi questo è un video chiacchiere per parlare un po' con voi, ma anche soprattutto per farci un po' di compagnia. È vero, ho già fatto un altro stamani e un altro è dopo pranzo, se non erro, prima di pranzo mi pare, sì. Quindi dopo colazione ho fatto un altro video, ma questa volta farò un video di spesa, proprio di spesa. Questo invece è il video dove mi lavo i denti con voi e soprattutto dove chiacchierò con voi. Come state piuttosto? Io permetto che oggi pomeriggio non sono andata al mare perché non me la sentivo, ragazzi, non me la sentivo e basta, quindi ho detto che vado al mare perché c'è troppo caldo. Sì, lo so, una buona scusa per andare al mare, ma non sono voluta andare al mare perché ero troppo stanca, ragazze, non volevo prendere un bel coccolone o una bella sincope di troppo caldo. Ho detto no, oggi me ne sto a casa, mi riposo, salto il mare, nel senso salto un giorno di mare e vado direttamente vado domani, oggi niente, ma domani però sì. Domani è mercoledì, mi pare. Sì, mercoledì e domani. Quindi niente, se vedete la doccia bella nuova è perché finalmente l'abbiamo comprata nuova dopo due lotte per comprarla di vetro, ciao, ne proprio si è rotto il vetro, quindi anche no, e alla fine l'ho presa come la state vedendo in questo istante, la vedete? In più c'è quella cosa per attaccarsi, quei gancioli per attaccarsi, quindi alla fine top, cioè piace di più così che non in vetro. In vetro, per carità di Dio, meglio di no. Comunque ora mi lavo i denti e ci si vede dopo, perché altrimenti il video diventa troppo lungo, vi seccate o non lo so, però niente, ci vediamo dopo. E io intanto stacco perché anche se mi lavo i denti non voglio che vedete, avete già visto ogni tanto i denti. Comunque vi faccio vedere questo Sensodyne dentifricio, vedete? Questo è il dentifricio della Sensodyne. E niente, ora me lo metto nello spazzolino, questo, vedete che esce piano piano, e nulla, lo faccio uscire un po'. Ops, mi stava cadendo addirittura. Ecco qua, vedete? Tac. E niente, mi lavo i denti e ci vediamo dopo. Anzi, prima di tutto metto il dentifricio nella mia boccuccia e poi stacco. Ed eccomi qua. Allora, scusate, stacco un po' questa luce che è fastidiosa. E niente. Allora, ho usato questo produttorio qui della Tantum Verde SS Placca, questo qui, molto buono, vedete? Mi piace tanto ed è al costo di €4,99, preso in farmacia, strabuono, vedete? Buonissimo, mi piace, pulisce bene i denti e fa il bel suo sporco lavoro. Però almeno si fa tagliare bene i dentini. Anche se ho una bocca di... lasciamo vedere, va? Perché devo togliere alcuni denti e quindi non è semplice da dire, da farsi. Vabbè, grazie, ci vediamo dopo. Allora, eccomi qua, dunque. Siccome che in bagno si sentiva un po' troppo la televisione, ho evitato, perché non voglio chiacchierare troppo in bagno, quindi ho chiacchierato, voglio chiacchierare qui in camera mia, come faccio sempre, di solito, quindi nulla. Non so se vedete, ma sembro un po' abbronzata, non molto, ma un pelino, sì. E se sentite chiasso all'interno della stanza, è mia zia che è giù
ci vive, ovviamente, come vabbè, giusto che sia. Sotto lì, sotto questo appartamento mio, ci abita mia zia, con mio zio, sì, e mio cugino. E niente, quindi cosa dirvi di bello? Finalmente sto riuscendo a ritruccarmi. Allora, ho fatto un trucco, un bel trucchettino, come dice la Gattaluna Kimono Blu. E pare che se vi sia piaciuto e che le è piaciuto anche che l'ho citata, che l'ho menzionata. Quindi, grazie, Gattaluna Kimono Blu. Un bacio a te e a tutta la tua community. Un bacio. Un bel abbraccio anche, scusa se sono mielosa, ma io a volte sono così, con chi se lo merita veramente, ma veramente però. E niente, aspettate che non vi vedo messa bene per niente, ok. Forse così ci siamo, no, neanche, no, così no. Così sì, forse, non lo so. Comunque spero che si veda bene tutto. Nulla, la luce qua veramente non so cosa si possa vedere, ma spero che si veda bene. Tra l'altro siete incastrati al bastone del selfie perché non ho idea di come mettervi, vabbè. Tra un po' devo lavare questi pennelli che fanno veramente pietà, vedete? Non so perché non li lavo, cosa aspetto? Sono già 2 settimane che non li lavo, voi direte, sarebbe ora che li lavi, no, che qualche porcheria sulla pelle, ed è vero, avete ragione da vendere, ragazzi. Ho cambiato tutta la mia disposizione qua sulla scrivania. Ogni tanto mi viene lo sbribizzolo di cambiare tutta la mia postazione, ovvero non cambiarla, cambiare quello che c'è dentro la mia postazione. Ora ve lo faccio vedere, vedete? Questi pennelli erano giù poco fa, vabbè, pochi giorni fa. Adesso i pennelli sono tornati su. Oddio, vabbè, aspettate un secondo perché sto crepando di caldo, non mi sembra il caso di aspettate, non so come prendervi, non voglio che vediate la stanza tutta disordinata, quindi aspettate un secondo. Allora, quindi vi stavo dicendo che qui c'era tutto il mio ambaradan di pennelli da questa parte, mentre qua su c'erano i profumi. Adesso i profumi sono qua, vedete? Sono qua giù. E qui ci ho messo la scatola, che vabbè, una scatolina che per carità di Dio andrebbe tutto buttato, ma vabbè. E qui c'ho i pennelli sporchi da lavare. E tutti i miei, vabbè, tutte le mie cose ancora da aprire, da provare, e vabbè, e niente. Eccomi qua. Comunque, ragazze, sempre che non cadiate, perché il telefono deve cadere. Allora, praticamente ho dovuto spostare tutto perché mi scocciava avere tutto troppo accalcato di pennelli, di cose, profumi, via discorrendo. Quindi ho detto, ma perché, aspettate un attimo, ma perché non una matriosca? Allora, dimentiamo di metterla bene, che mi dà fastidio, ho girata dietro. Ok, nulla, vi dicevo, ma perché devo avere tutti i pennelli proprio accalcati in un modo troppo disordinato? Mi è venuto appunto per l'appunto lo spidivizzolo di rimettere tutto diversamente da com'era, e pare che adesso, anzi, senza il pare, mi piace di più di come era prima, quindi top, mi piace perché a me non è troppo disordinato, ma non è neanche troppo accalcato. Accalcato cosa volete dire? Non come dico per la gente che quando si accalca, che non è troppo ingombrante, non c'è troppa roba messa l'una con l'altra in disordine. Ecco, questo voglio dire, vabbè, già ci siamo capiti, però per farvi capire a voi che almeno non è troppo disordinata, vabbè, questo qua è perché mi devo scrivere, non so se l'avete visto proprio qua nell'inquadratore, ma sono veramente, ho un sudore che faccio veramente pietà. E vabbè.
E niente, c'è caldo, si suda, oggi non si può stare, ragazzi, c'è troppo caldo. Speriamo che tra poco piova qui in Sardegna, perché speriamo che piova, perché non se ne può più di questo caldo. Ho sentito, non so se ieri o avantieri, che sì, che doveva piovere, non ne ho idea, ma mi pare sì. A Olbia ha provato, aiuto, scusate, a Olbia ha piovuto, mi pare tantissimo, o a Tempio, sono ricordo che mi è stato detto che ha piovuto, e ha fatto tuoni e lampi se non erro, sì, mi è stato detto così e qua non ho sentito un bel niente, se avrei sentito un bel lampo, un bel tuono, quel e invece non ho sentito niente. Ma non lo so, ci sono i fantasmi oggi. Non ho capito. No, fantasmi non ce n'è, però ogni tanto va controllato la porta per vedere se mia nonna sta venendo oppure no. Comunque, oggi la giornata è piuttosto calda come tutti gli altri giorni. Sì, lo so che sto dicendo una cosa inutile e stra-inutile, ma la verità. Io mi auguro che piova perché sento anche gli uccellini cinguettare e quindi nulla, mi auguro che piova perché veramente non se ne può più. Ma che ore sono? Non ne ho idea, aspettate un secondo che guardo. Sono le 16 e 19, ragazze mie. Sono le 16 e 19, vedete? Si vede qualcosa? Sì. Le 16 e 19. No, non si vede una mazza così. Aspettate, no. Ecco qua, le 16. No, non si vede una mazza. Devo fare in modo che si veda. Vedete, le 16 e 19, yes, le 4 e 19, vedete? Già. E niente, ragazze, quindi non so quanto tempo impiegherò a fare questo video, cioè a montarlo e tutto. Sto cercando di non tagliare nulla più possibile, perché più nulla, di non tagliare mai più nulla possibilmente, non so come stavo parlando, ma vabbè, tagli. Allora, stavo dicendo... Mi stavo appunto chiedendo, vi piace quando taglio i video o quando li lascio così tranquilli, come si suol dire a Roma, scialli, in verbo romanesco appunto, scialli che vuol dire tranquilli. Io direi che sono più belli quando non sono tagliati, perché poi quando sono tagliati non si capisce granché, oppure anche se li tagli tendono a capire quello che vogliono loro, certe persone, quindi vabbè, non gli iscritti, ma altri sì. E nulla, ragazzi, io adesso vi lascio, vi ringrazio per l'ascolto, io guardo intanto la porta perché voglio evitare che mi devo prendere un coccolone. E vabbè, ci sta, e niente. No, fantasmi qui non abbiamo, non è infestata la nostra casa, è fortuna, per ogni buon non so che cosa. Come posso meglio dire? Vabbè, ogni anno rinnoviamo la benedizione delle case, i preti che ci sono qua a Palau. Quando si può, se no, altrimenti ognuno la benedice per conto proprio. Io quest'anno non l'ho fatto, ma ho fatto una preghierina per tutta la mia casa, ma non solo, anche per i miei familiari. Spero che sia bastata, ma penso di sì. Credo che il nostro Signore mi abbia ascoltato. Ma io penso che mi abbia ascoltato e come, perché ancora, vabbè, a parte le fesserie che sto dicendo, quasi tutte le persone pregano per i propri familiari, ma anche per la propria casa, quindi per la propria abitazione. E niente, questo era tutto, ragazze. Se il video vi è piaciuto, perché non mettere like, condividere, anche perché no. Se vi va sui vostri profili social, mettere un commentino se vi va.
E se vi va, appunto, attivate la campanella qualora volesse iscrivervi al mio canale YouTube. Ciao. Zombie apocalypse.